Il gabbiano è tornato a parlare della sua ex fidanzata, protagonista da oltre 10 anni del programma di Maria De Filippi. Ciclicamente si parla di un presunto addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Di recente si era sussurrato della possibilità di vedere la Dama di Torino al Grande Fratello VIP, ma pare che Maria De Filippi, la prima a credere nel personaggio della 72enne, non sia propensa a lasciare andare la sua creatura. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, Giorgio Manetti, ex cavaliere del dating show ed ex fiamma di Gemma, ha svelato un segreto sulla trasmissione di Canale 5. Sono passati più di 10 anni dall'ingresso di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tanti incontri, tante storie d'amore, tante delusioni, lacrime e sorrisi. Eppure la donna, nonostante le innumerevoli discussioni con l'opinionista Tina Cipollari, è sempre lì. A tal proposito Giorgio Manetti ha assicurato, Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne, a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma. Insomma, il messaggio di Giorgia è chiaro, la De Filippi non lascerà mai andare la Galgani fino a quando regalerà ascolti TV al format. Ascolti che fino ad oggi restano ottimi, ogni giorno Uomini e Donne è seguito da circa 3 milioni di telespettatori. Un piccolo cult della TV commerciale, fatto di trash, spensieratezza e romanticismo, Giorgio Manetti ha inoltre ribadito che Uomini e Donne è molto cambiato nel corso degli ultimi anni. Il 66enne ha confidato che riesce a vedere al massimo mezz'ora di puntata perché non trova molta sostanza. Dello show salva però l'amica Tina Cipollari, a detta di Giorgio la vamp non è mai cambiata ed è sempre rimasta fedele a se stessa. Secondo Giorgio Manetti Uomini e Donne sarebbe più noioso senza la verve e simpatia di Tina Cipollari, che con i suoi interventi spesso al veleno regala sempre pepe ad ogni registrazione. L'ex compagno di Gemma Galgani si è inoltre complimentato con Isabella Ricci, fresca di nozze con Fabio, conosciuto proprio alla corte della De Filippi.